È un progetto cui teniamo molto perché in realtà ci abbiamo lavorato da tempo, addirittura io sin dal 2009, tempo della mia prima campagna elettorale da sindaco, avevo questo obiettivo in testa, quello cioè di garantire una modalità di trasporto da Pescara a Francavilla che sia realmente alternativa, che vada incontro alle esigenze rappresentateci essenzialmente dalla popolazione giovanile, quella cioè di muoversi di notte in maniera tranquilla, sicura. Un autobus costa giusto il prezzo di un biglietto, non pone problemi di parcheggio, non pone problemi di ritorno a casa. Adesso iniziamo con Francavilla, ma l'ambizione è di poterla estendere lungo tratti più ampi, naturalmente faccio riferimento a Monte Silvano. Diciamo che abbiamo pensato ai nostri ragazzi, cioè questo spostamento continuo tra le città di Francavilla e Pescara, ormai è un'unica area metropolitana, la possiamo definire, e quindi c'è sempre questo tema della sicurezza, ci siamo preoccupati appunto di dargli un mezzo sicuro, l'autobus di Tua, che potranno prendere dal 7 luglio al 20 agosto tutti i giorni fino alle 4 del mattino. Io credo che sia fondamentale la sicurezza e il concetto di mobilità sostenibile, è un disincentivo all'utilizzo dell'automobile ed è anche un servizio ai cittadini per potersi spostare dopo le 10:30 e poter raggiungere ad esempio le varie stazioni, l'aeroporto, e quindi credo che sia un atto fondamentale anche di modernità. Sarà un collegamento che partirà dopo le 23 ogni 35 minuti fino alle 2 di notte per riprendere alle 4 del mattino. Però sarà anche un collegamento sicuro, diciamo, perché specie per i primi giorni sarà anche controllato da guardie giurate, perché insomma vogliamo garantire che i ragazzi che prenderanno l'autobus siano tranquilli anche in questi trasferimenti. Lo faremo tutti i giorni fino al 20 agosto, per poi farlo soltanto di venerdì e sabato fino al 31 dicembre. Quindi insomma, ragazzi, va bene in discoteca, avranno un mezzo pubblico per muoversi che sarà anche un mezzo sorvegliato.